Disagi e code da nord a sud sulla rete autostradale italiana. Si è estesa a tutta l'Italia la protesta degli autotrasportatori che era cominciata in Sicilia con il movimento dei forconi contro gli aumenti del gasolio, dei pedaggi autostradali e dell'IRPEF. L'adesione è superiore a qualsiasi aspettativa, fa sapere il Movimento Trasporto Unito, secondo cui proprio questo è un segnale della gravità della crisi. Il Viminale segue con attenzione la situazione per evitare possibili strumentalizzazioni della protesta. Non tollereremo blocchi e proteste fuori legge, ha dichiarato il ministro Anna Maria Cancellieri. Scattato a mezzanotte, lo sciopero dei TIR andrà avanti sino a venerdì. Disagi su molti tratti della rete autostradale, anche con la chiusura di caselli e sulle tangenziali che attraversano le città. La protesta è sbarcata nel Lazio e ha creato i primi disagi al traffico sulla 1 nel tratto Roma-Napoli. TIR e camion fermi anche nei pressi dei caselli di Ceprano, Cassino, Pontecorvo e San Vittore. Sulla 1, in Ciociaria, già si registrano le prime ripercussioni negative per la circolazione, così come lungo la Casilina. Proteste anche nel Bergamasco e a Genova, nelle Marche e in Piemonte, con blocchi e problemi al traffico. Il fermo sta creando disagi anche sulle autostrade dell'Emilia-Romagna, in particolare sull'A14. Diversi blocchi stradali si registrano da ieri sera anche in tutta la Puglia. A Napoli, per solidarietà con il movimento dei forconi, è stato bloccato in entrambi i sensi l'ingresso dell'autostrada 3 Napoli-Salerno da un gruppo di manifestanti provenienti dalla vicina piazza Garibaldi.